Sta proseguendo a pieno ritmo in via Lungochiampo il cantiere per la ristrutturazione della centrale di sollevamento. È lì che confluiscono i reflui industriali di Montebello Vicentino e Ermeghedo e i reflui civili di Montorso e Ermeghedo, per poi essere rilasciati verso l'impianto di depurazione per un volume giornaliero stimato in circa 10.000 metri cubi d'acqua di scolo. Proprio in questi giorni sono state ultimate alcune tappe del progetto in fase esecutiva sull'impianto di depurazione, aprendo così un nuovo capitolo, quello conclusivo, che porterà alla consegna dell'opera di riqualificazione complessiva entro la fine del 2020, con il valore aggiunto dell'abbattimento degli odori percepiti nell'aria grazie alle coperture in vetro resina delle varie vasche impiegate nel processo. A diffondere un aggiornamento dettagliato sullo stato del cantiere in corso è il consorzio Medio Chiampo S.p.A., la società compartecipata pubblica che si occupa della gestione delle risorse idriche di acquedotto e rete fognaria in una parte dell'Ovest Vicentino. Ammonta a circa 1 milione di euro in tutto il costo dell'opera in termini economici, già iniziata a fine 2019. La vasca di arrivo dei reflui è stata sottoposta ad un ampliamento che ha consentito di raddoppiarne il volume. Prossimi step consistono nel nuovo sistema di pompaggio e nel rifacimento della vasca centrale e dei calcestruzzi interni, per poi procedere all'installazione finale della copertura in vetro resina. La vasca di rilancio, attualmente già coperta, sarà sottoposta soltanto a un lavoro di manutenzione. L'intervento prevede la riqualificazione del locale adibito a sala controllo e magazzino e la sistemazione degli spazi esterni con il rifacimento degli asfalti e delle recinzioni e dell'illuminazione.